La nostra Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente è sempre in prima linea per aiutare chi è in difficoltà. Proprio come Mariolino, questo meraviglioso cagnolino, era all'angolo di una strada con le zampe posteriori completamente paralizzate. Si trovava a Catania, in Sicilia. Lo abbiamo recuperato e subito fatto curare. I veterinari ci hanno detto che avrebbe dovuto usare il carrellino per tutta la sua vita, ma noi non ci siamo arresi. Gli abbiamo fatto fare fisioterapia e con il tempo ha sviluppato un'andatura spinale che gli permette di camminare in autonomia ed essere completamente indipendente. Ma questa è una storia con un doppio lieto fine, perché al termine di tutta questa vicenda una nostra volontaria ha adottato Mariolino e quindi ora vive felice con lei, salvo e con tanto tanto amore. E poi vorremmo raccontarvi la storia dei gattini di Carini a Palermo. Questi tre micetti sono stati abbandonati in una scatola buttata vicino ad una colonia felina. Li abbiamo subito portati a casa, scaldati e poi fatti visitare dai nostri veterinari. Uno purtroppo non ce l'ha fatta, ma gli altri sono sopravvissuti. Avevano pochi giorni di vita e la loro mamma non c'era più. Ma ci siamo occupati noi di allattarli fino allo svezzamento, di crescerli e ora sono meravigliosi e hanno tutta una vita davanti. E poi la storia di Pepper, di Margherita di Savoia in Puglia. Questa cucciolona ha 8 mesi ed è stata trovata abbandonata, legata ad un palo della luce in una stradina con il guinzaglio e il collare. È qualcosa di veramente incredibile. È stata subito recuperata e le abbiamo trovato una situazione di stallo, impegnandoci a trovare al più presto una famiglia anche per lei, così che possa conoscere anche lei l'amore vero, quello di una famiglia che non ti abbandona legandoti ad un palo con il tuo collare, il tuo guinzaglio. Ma questi sono solo alcuni dei tanti animali che ogni giorno la nostra Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente salva e raccoglie dalle strade per regalargli una nuova opportunità. Se volete sostenerci potete donare il vostro 5 per 1000 alla Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente sul nostro sito www.leida.it. Potete trovare tutte le informazioni. Un grande grazie dal cuore a nome di chi non ha la voce per dirvelo.